Jacob Taubes in divergente accordo, scritti su Carl Schmitt, edito da Quodlibet. Il libro è del 1996. Il nome di Jacob Taubes, noi pronunciamo alla francese, forse anche Taubes, c'era stato fornito nel 2001 dall'amico Giuseppe Pontigia, che per anni avevamo intervistato e in quell'occasione era sulla sua formazione culturale. Assieme a Freud c'era stato citato Taubes tra i pochi che danno l'impressione di aver inteso l'essenziale. Così abbiamo cominciato a leggere i suoi scritti, per lo più occasionali, a partire dalla sua tesi di laurea, Escatologia occidentale. Jacob Taubes si è confrontato in particolare con l'elaborazione teorica di Carl Schmitt e sulle sue fondazioni, che si trovano in una lettura delle lettere di San Paolo. Trattandosi del modo in cui è costruito l'Occidente, le domande essenziali Taubes dice di averle trovate nell'opera di Schmitt, che, come ognuno sa, è stato nazista, sommo giurista del nazismo, come era chiamato. Jacob Taubes non partecipa né al culto né alla demolizione dell'analisi di Schmitt, e questo lo ha spinto a intervenire spesso intorno alla sua opera, e malgrado sia stato designato in quanto ebreo come nemico assoluto da parte del nazismo, è giunto sino a incontrare una volta Schmitt nella sua residenza di Plettenberg, discutendo intorno anche alla lettera ai Romani di Paolo, che è il punto di partenza di entrambi. Schmitt ha consigliato Taubes di intervenire su quello che stava dicendo in modo pubblico, e sarà la lettura delle Epistole ai Romani l'ultimo intervento che Taubes terrà nel 1987, prima di morire di cancro il mese dopo. Sarà il libro Teologia politica di Paolo. Su richiesta dell'editore tedesco Peter Gente, sono stati raccolti in questo piccolo libro i testi di quello che è stato intitolato con un ossimoro In divergente accordo. Ecco l'indice: Carl Schmitt, un apocalittico della controrivoluzione. Lettera ad Armin Mohler, quattro citazioni dalle lettere di Carl Schmitt a Mohler, lettera a Carl Schmitt, da una disputa intorno a Carl Schmitt, e l'ultimo testo, 1948-1978, 30 anni di rifiuto. Il libro contiene una nota dell'editore tedesco e una prefazione di Elettra Stimilli, alla quale dobbiamo anche un eccellente libro sulla vita e l'opera di Jacob Taubes. Stimilli individua esattamente nell'impianto apocalittico il pilastro delle loro elaborazioni: questione del tempo escatologico finito, poi non ne trae le conseguenze radicali che traiamo rispetto all'ipotesi teologico-politica, che per noi è fantasmatica,
rileva che per entrambi la storia è un pensare a termine, e questo termine è il tempo stesso in quanto escatologia, luogo imminente in cui teologia e politica si incontrano. Per noi invece, per l'esistenza dell'infinito attuale, l'escatologia si dissolve come rappresentazione impossibile del tempo, come rappresentazione impossibile della fine del tempo. Noi ci troviamo in un'altra lettura di Taubes, che non è letterale e neanche simbolica, ma cifrale. Qual è la qualità del suo caso intellettuale? Se seguiamo alla lettera il questionamento di Taubes, troveremo le sue non risposte. Si tratta invece, ciascuna volta, di ipotesi del nuovo, come Peirce chiama l'abduzione, quando non la volge in retroduzione, ossia quando il futuro in atto volge in futuro anteriore. La retroduzione, per Taubes, è l'ipotesi teologico-politica, un aggiornamento della caverna di Platone. La teologia politica volta alla fine, fine della materia della parola, matricidio e messa a morte di Dio. Taubes si chiede in che punto si è imboccato il binario che ha portato alla catastrofe, nel senso escatologico del caso di emergenza e non in senso storico, dovremmo più dire storicistico. La domanda implica che ci sia un prima e un dopo della catastrofe, mentre, mantenendo i termini di questo fantasma, la catastrofe è sempre in atto. La crisi è perenne, il male è intemporale. Schmitt chiama questa catastrofe guerra civile mondiale, fratricidio che è sempre in corso a partire da quello mitico tra Abele e Caino. Schmitt chiama questa catastrofe guerra civile mondiale, fratricidio che è sempre in corso a partire da quello mitico tra Abele e Caino. Non c'è nessun punto di imbocco, perché la civiltà tanatologica è il cerchio magico e ipnotico. Nessun punto di imbocco e nessuna via di sbocco. Allora, quando la bocca della caverna divora gli umani? Quando il sistema si impianta all'istante, come ha ipotizzato il filosofo Albano Unia, togliendo l'oggetto e togliendo il tempo, immaginando e credendo al posto del vivendo, la prolissi ideale e la mettessi reale della vita, al posto della vita, senza più anticipazioni né procrastinazioni, il massacro al posto del sacro, lo stato di emergenza in cui il sovrano decide di rimanere bestia. Questo è il senso della ricerca inconclusa di Jacques Derrida, ossia animale totemico, ossia fratello rivale, scaglionato e scoglionato sulla riva, mentre Dio è imboscato nello spazio, il Dio della topologia, il Dio dell'omologia, il Dio e la sua teocrazia, che proprio in quanto morto comanda ai figli di applicare il cielo in terra. L'altra formula del massacro, che nel nazismo funziona industrialmente per eseguire la soluzione finale della questione ebraica. La teologia politica, così cara sia a Schmitt che a Taubes, in divergente accordo, ha imboccato da sempre, o più precisamente a partire da Paolo, la via della negazione della questione ebraica, che pone l'enigma del nome nella forma del nome di Dio, mentre nella superficie di lettura di Paolo ci sarebbe semplicemente la trasformazione dalla legge
alla fede, alla grazia. La teologia politica è senza Dio. Theos non è Dio. È informulabile persino, e ciascuna volta è blasfemia. Ecco perché Tobes arriva a intendere che nel caso del nazismo è una teozoologia politica, mentre lo è sempre, anche nel caso della teologia politica ebraica. E così la coppia amico-nemico, ossimoro in questo caso ebreo-palestinese. Rispetto al Dio in questione è più lucido Martin Heidegger di Carl Schmitt, quando afferma che la filosofia è essenzialmente atea, lucidità che svanisce subito nella frase di Heidegger: solo un Dio ci può salvare. Un Dio non è Dio del monoteismo, ma quello del teomonismo, di un Dio estratto dagli altri idoli più che dei, a questo punto. La coppia amico-nemico richiede la morte di Dio, la morte del padre per veicolarsi. E l'ulteriore conseguenza è appunto il fratricidio, no? Amico-nemico che cos'è? È un altro modo di formulare il fratricidio. E gli effetti non sono capiti dai due giganti del pensiero dei primi del Novecento, giganti per Jacob Tobes, giganti algebrici della guerra civile mondiale, con infiniti nani geometrici, esecutori. Per il loro pensiero il nazismo non è una fase, ma una costante. Non c'è stato un dettaglio nazi nella loro vita. La loro vita è stata nazista, dalla A alla Z. Ecco perché non hanno mai abiurato o semplicemente analizzato il loro errore tecnico. Non lo hanno mai considerato tale. Né Heidegger esce dal nazismo nel 1936, né Schmitt vi si tuffa dentro. La civiltà tanatologica, inanalizzata, è rispettata da entrambi, che si chiami tecnica o liberalismo. E la stessa danza macabra è giocata tutt'oggi nel pianeta, e non perché sia ontologica o strutturale, non perché la coppia amico-nemico funziona dal tempo mitico in cui Davide uccide l'Ittita per prendergli la moglie, Betsabea, ma perché la via della negazione del nome è anche quella della ricerca e dell'approdo. Il cerchio o la caverna sono la condanna degli umani a girare in tondo, ma sono anche le sentinelle della negazione della vita. E non riescono. La sopravvivenza non riesce, la circolarità non riesce. Nel libro Nomi, che nella nostra versione è Esodo, c'è l'indicazione: non ti farai immagini. Invece gli umani scelgono Baal, il dio degli idoli, e la fabbrica delle immagini è sempre sul binario morto, mortificante, mortale, mortifero, senza averlo mai imboccato in un punto. Ma che cazzo scrivo? È un cerchio che appunto non è dove si è scassato. Ok, riprendere, beh, riprendiamo qua, Nomi. Fermandosi a mortifero. Beh, forse andava anche bene, guarda. Facciamo la pausa.
Nel libro Nomi, che nella versione cristiana è l'Esodo, c'è l'indicazione: non ti farai immagini. Invece gli umani scelgono Baal, il dio degli idoli, e la fabbrica delle immagini è sempre sul binario morto, mortificante, mortale e mortifera. E quindi non è mai stato imboccato in un certo punto il binario. Binario che è un cerchio, che è l'ordine rotatorio che ha sempre scassato la teorizzazione di Lacan, come lui ha affermato. Peraltro sofisticatissima, il nodo Borromeo è un altro avatar della caverna. Il regno dell'escaton, della fine, è nella caverna, e così il regno del cat e shon, del ritardante, qualche cosa che arresti la fine del mondo. È possibile che tra le false immagini create dal demiurgo, che ci sa fare quel fuoco, ci si imbatta in quella dell'anticristo, prendendo Paolo per Platone. E sicuramente Paolo era un ellenizzato. Schmitt, in quanto cattolico, Taubes, in quanto ebreo, entrambi apocalittici. Taubes dice infatti che in quanto apocalittico ha riconosciuto a lui vicino Schmitt. I temi li accomunano anche se tirano conclusioni opposte. Anche l'analisi di Elettra Stimilli non si spinge oltre questi assunti o assiomi. È richiesta anche un'altra lettura di Paolo, non più teologico-politica. E un'altra lettura del tempo. Per Stimilli ci sarebbe un'eccedenza nel pensiero di Schmitt, che non si è trasformato in vita, mentre quello che si è trasformato in vita ha imboccato la via del nazismo, ha imboccato il binario nazista, e che ha permesso questa eccedenza a Taubes di ripensare l'escatologia in termini rivoluzionari. Invece, nella nostra lettura, è l'escatologia a negare la rivoluzione della parola. E il ripensamento, a sua volta, nega l'operatività del pensiero, che lo avrebbe portato alle soglie dell'analisi dell'altro tempo. Non c'è sbocco dalla gnosi cristiana di Schmitt e nemmeno dalla gnosi ebraica di Taubes. Per entrambi il satanismo, che Taubes trova come termine in Schmitt, non è un'occasionale metafora letteraria e compiaciuta della sua paradossalità, ma un forte principio intellettuale, e per noi è inintellettuale. Da Max Weber a Carl Schmitt si impone la questione del perché in Occidente, e solo in Occidente, abbia preso piede la dottrina razionale del diritto. Negli scritti nazisti del 1936, Schmitt, sprezzante, dice che il diritto non l'hanno inventato i messicani. Dovremmo rispondere, ancora più sprezzanti, che le camere a gas le hanno inventate solo i tedeschi. Chiedersi del perché in Occidente piuttosto che altrove vale a spazializzare l'Occidente e l'Oriente. La spazializzazione della parola dà luogo anche al principio del terzo escluso, che in tal senso è una formalizzazione del principio politico dell'amico nemico, che si trova nella Repubblica di Platone. Il tempo escatologico, che nella sua natura non è messo in discussione né da Schmitt né da Taubes, è un'impossibile spazializzazione del tempo nel tempio. Ovviamente il tempio del Terzo Reich
come quello dell'impero romano, richiedono la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Ma la questione è quella del tempo e non del Tempio, che ne è la sua negazione. I soggetti del Tempio sono i chierici, che risultano importanti per Carl Schmitt, che si riferisce a quelli medievali, e anche per Taubes, che definendo un clerk Carl Schmitt mi sconosce di parlare del suo stesso caso. Taubes era rabbino e discendente di una famiglia di rabbini. Come questa discendenza non sia una genealogia è una bella questione. Nella lettera al suo compagno di studi svizzero Armin Moller, Jacob Taubes scrive che Martin Heidegger e Carl Schmitt erano gli esponenti di maggiore importanza dello spirito tedesco della fine degli anni 20 e dei primi degli anni 30. In entrambi i casi è la loro nozione di tempo che interessa a Taubes, che cerca il caso decisivo, lo stato di emergenza come eccezione al tempo come durata, dell'esistenza di un tempo non escatologico non è lanciata nemmeno un'ipotesi. Nella lettera ad Armin Moller c'è una bella questione: e chi determina la divisione degli ambiti, teologia, giurisprudenza, eccetera? Chi opera la separazione delle carriere? Una lettura della gerarchia non è neanche abbozzata, eppure non c'è teologia politica senza gerarchia. E Kafka è meno teologo di Karl Barth? Così si chiede a Taubes, ovvero avverte l'istanza di come si forma e di come si dissipa la gerarchia. Anche la sospensione del giudizio sulla compromissione di Schmitt col nazismo procede dall'apertura e non dalla chiusura, che in Aristotele si chiama sistema. In tal senso la gerarchia è il sistema genealogico, sempre doppio, diviso tra inclusi e esclusi, amici e nemici, tra veri e falsi splendori, tra dittatura e democrazia. Jacob Taubes, da una disputa intorno a Carl Schmitt, chiama la formula spauracchio amico-nemico, utilizzata in mille situazioni per esorcizzare Schmitt evocandone il nome, formula che resta inanalizzata, attribuita all'altro. E Hitler e il nazismo, dice, che mi hanno nominato nemico assoluto. Taubes riporta due aspetti dell'elaborazione di Schmitt e li assume, non li analizza. Dal concetto di politico, citiamo, il senso della distinzione fra amico e nemico consiste nell'indicare il grado estremo di intensità di un legame o di una separazione, di una associazione o di una dissociazione. Questa può essere teorico o pratica, senza che, allo stesso tempo, debbano essere impiegate tutte le differenziazioni morali, estetiche, economiche e di altro tipo. Non è necessario che il nemico politico sia moralmente cattivo o esteticamente brutto. Non deve necessariamente presentarsi come un concorrente economico. Egli è propriamente l'altro, lo straniero. Ecco l'altra formula di Schmitt impiegata nelle dediche dei suoi libri. Il nemico è la figura del nostro proprio problema. Certo, non va trascurato nell'analisi dell'antisemitismo di Schmitt che il nazismo rosso lo ha sorpassato e gli ha dato 4 giri nei primi 30 secondi di corsa. Questo d'accordo. I risultati però convergono nella
nella stessa modalità di eliminazione. Per Taubes si tratta dell'approccio intorno alla tutela, quella di trattare il nemico con le sue tutele e di porre degli argini all'inimicizia. Questo mi sembra l'impossibilità di leggere sino in fondo il nazismo di Carl Schmitt da parte di Taubes. Poi la storia è nota, il nazismo alto di Schmitt è stato laminato dal nazismo volgare, quello che del nemico fa il proprio pessimo autoritratto, descrivendolo come moralmente cattivo, esteticamente brutto, concorrente economico, sleale, eccetera. Nella definizione data nel concetto di politico, Schmitt ha già accettato la rappresentazione dell'apertura, ossia la chiusura genealogica, la doppia genealogia degli inclusi e degli esclusi, dei tedeschi e degli ebrei. Schmitt si attiene al primato del fallo anche se non sa che cosa sia. Prima la divisione degli umani, dalla divisione sociale alla divisione sessuale, più precisamente erotica, e poi l'unificazione, ma con lo scarto prodotto dal terzo escluso, quello che Taubes ha chiamato il nemico assoluto. Nell'unificazione, e non altrove, si pone la tutela del nemico, quello non assoluto. Risiede qui anche la tutela delle donne, ammesse in posizione subalterne, ancora oggi reale, con la panacea della parità ideale. Schmitt non può chiedersi chi sia il dissociatore e poi l'associatore. Constata che il dissociato, il nemico, è il nostro problema, il nostro proprio problema. Esatto. La questione ebraica riguarda ciascuno, non solo gli ebrei. È una citazione, tra l'altro, da Armando Verdiglione. Questione della nominazione, questione del funzionamento del nome, non il nome del padre, questione della metafora, non della metafora paterna. Lo stesso Carl Schmitt si presta come nemico e quindi serve al politicamente e religiosamente corretto per non interrogarsi sull'antigiudeismo e sull'antisemitismo che riguarda ognuno. E così, alla domanda se Carl Schmitt sia antisemita o no, la risposta di Taubes è la Chiesa a essere antigiudaica e antisemita. Taubes infatti si chiede chi paga la cambiale del liberalismo, ovvero dell'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni di cui parla Schmitt già nel 1929. E Taubes aggiunge: credo che non sia cambiato nulla da allora, piuttosto la situazione si è solo aggravata. Viviamo alla Biedermeier, nel mondo del personaggio immaginario del piccolo borghese tedesco creato per un giornale umoristico nella prima metà del XIX secolo. Oggi è solo uno stile di mobili, pare. Quanto alla gigantomachia ancora in atto, una vera e propria lotta tra giganti all'interno del pensiero tedesco, là dove quello francese ne è solo una variante, ricalca nella filosofia quello che nella teologia politica è la lotta amico-nemico. Questa gigantomachia si trova già nel sofista di Platone, anche nella querelle des images si tratta della stessa cosa, anche nei due blocchi che si contendono la rappresentazione parlamentare democratica è in gioco la stessa gigantomachia. Chi paga la lotta tra i giganti? I nani, così anche nei giganti della montagna di Pirandello. Chi paga il monumento del diritto romano canonico? Gli ebrei,
e le donne, per cominciare una lista che comprenderebbe la quasi totalità del pianeta. Chi paga la dottrina pura del diritto? Gli storti, gli impuri. Ma non si tratta di fare come Carl Schmitt, che ha combattuto contro la dottrina pura del diritto, in particolare di Kelsen, che per Taubes non prenderebbe in considerazione la storia reale, ma di spingere l'elaborazione del diritto dall'antropologia all'astrazione dai diritti degli uomini, pochi o tanti che siano, dai chierici alle moltitudini di idioti. Quando l'etimo rimandava ai non chierici, coloro che non avevano il loro idioma, e quindi al diritto dell'altro, irrappresentabile. E anche questa è la ragione per cui non ci sono i giusti che incarnino la soluzione del problema, che non è quello dell'antisemitismo di Carl Schmitt, ma quello della stragrande maggioranza del pianeta Terra, ebrei compresi, dice Taubes. Io non posso essere sicuro nemmeno di me stesso, di nessuno posso essere sicuro che sia immune dall'infezione del parossismo nazionale. Per l'ebreo Wilhelm Reich era la peste emozionale, il fascismo, e l'arma che lo ha colpito a morte è stata l'agenzia americana per il controllo della droga e del cibo. Per Taubes, Schmitt resta l'unico ad avere preso atto di quel che stava succedendo, e cioè che era in corso una guerra civile mondiale. Ma lo è dai tempi di Caino e Abele, e lo è tuttora tra la Siria e l'Occidente, tra Israele e l'Oriente, strategie omicide e quindi suicide, come il suicidio filosofico di Heidegger o il suicidio da giurista di Carl Schmitt. E le riabilitazioni sono orpelli del suicidio. Al rovescio possiamo intendere che i suicidi argomentano con una facciata iper super extra omicida. Non è solo il caso di Hitler, di Mussolini o di Napoleone, o di uomo o di ogni uomo replay allora. Le riabilitazioni sono orpelli del suicidio. Al rovescio possiamo intendere che i suicidi argomentano con una facciata iper super extra omicida. Non è solo il caso di Hitler, di Mussolini o di Napoleone o di ogni uomo aggressivo e violento. È il caso di ognuno quando decide da sovrano nello stato di emergenza e esclude il terzo, lo elimina, lo devasta. È anche la considerazione del legame devastatore tra madre e figlia, secondo Lacan. È l'indovinello contro cui arena il femminismo non radicale. È teorizzata la sorellanza e poi è un omicidio. Ogni donna strapperebbe il fallo all'altra donna che non ce l'ha, e comunque su ben altro piano, quello dell'eliminazione di massa, si pone il fratricidio, l'uomosessualità. Allora quando Taubes dice che una cosa è essere teologo, un'altra filosofo, un'altra ancora giurista, per definire Carl Schmitt un clerk, un chierico, chi è il giurista? Lo è anche Taubes, lo siamo anche noi che intendiamo Taubes, teologo e filosofo, e che intendiamo anche Schmitt giurista. Ecco perché la nostra cucina, che non gode del prestigio sociale della teologia, della filosofia e del diritto, riguarda ciascuno. Come permettersi di non intendere quello che stiamo dicendo, perché un conto è essere cuoco e un altro è essere filosofo? Non siamo noi a dover essere filosofi o teologi o giuristi, come ci viene sempre rimproverato di non essere.
anche di non essere logico-matematici e di scrivere da decenni di matematica. È ciascuno che deve intendere perché è un cuoco e non un teologo, non un filosofo, non un giurista, non uno psicanalista, nel senso di qualcuno che sdraia sul divano qualcun altro, a scrivere queste cose, che non sono pane corrente. Non è pane corrente per le bocche di tutti, e nemmeno di quelle dei clerk, ossia degli scriba del potere, e sarà nel testo, nell'opera e nella vita che si potrà trarre un giudizio. E se non abbiamo superato o meno i criteri di valutazione sociale. A leggere i filosofi, i teologi, i logici, i giuristi, gli storici, nessuno si è parato il culo con i titoli accademici. Non ha torto Carla Lonzi a avere scritto sputare su Hegel. Diciamo solo che è stata gentile, non ebrea. E benché la formazione sia stata prima cattolica e poi laica, non possiamo negare che i nostri testi siano in parte ebraici, in senso intellettuale, e non di legami di sangue o di popolo o di religione. Certo, rispetto all'intelligenza protestante, un po' ebraica, quella assimilata, è l'espressione di Taubessa, Heidegger ha letto con altri occhi, occhi aristotelici, e Smith ha letto con occhi paulini, con qualche paciugo di ellenismo che gli è entrato. E così non solo occorre leggere Paolo, ma anche Platone, Aristotele, senza abilitazione e titoli vari. Un ambito, quello che interessa a Taubessa, in cui non può dire di avere un'effettiva competenza. E lo dice, non ho competenza. Come Leonardo, quindi, ciascuno, non io mi identifico Leonardo. Homo senza lettere. Nonostante Taubes consideri ignoranti quelli che si fanno passare per competenti, parole sante, e scrive la maggior parte dei libri sull'argomento è robaccia insopportabile, zeppa di calci in culo a Schmitt, roba ridicola in confronto alle problematiche che hanno portato Schmitt fuori strada, ma almeno erano problematiche. Queste sono palintropos armonie, in amichevole contesa, in divergente accordo.